Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di produttività, quindi vi do 5 consigli più un bonus per riuscire a rendere le vostre giornate più produttive, riuscire a fare più cose durante la giornata e riuscire soprattutto a portare a termine la lunga lista di impegni che ogni settimana affollano le nostre giornate ma che sembra non riusciamo mai a portare a termine. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video e se non l'avete ancora fatto di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Ho deciso di girare questo video perché io stessa ho bisogno che le mie giornate siano produttive e riuscire a portare a termine tutte le cose che voglio fare, sia gli impegni quotidiani, quindi quelle cose che non posso evitare, come per esempio la pulizia della casa, ma anche quelle che invece voglio fare, come per esempio yoga o dedicarmi allo studio della mindfulness o scrivere e così via. Le mie giornate sono piene, un po' come quelle di tutti. Prima di tutto lavoro, quindi sono in ufficio fino alle 16 e fino alle 16:30 non sono a casa ovviamente, quindi il mio tempo libero tra virgolette è limitato. Ho quindi bisogno di organizzarlo al meglio per riuscire a far entrare tutto e mi sono resa conto che le giornate in cui riesco a fare di più sono anche quelle in cui vado a letto più serena, più soddisfatta. Infatti la mattina siamo propensi a vedere la nostra giornata in maniera positiva e a pensare di riuscire a fare tutto quello che ci siamo preposti di fare, ma parliamoci chiaro, una volta terminata la mattina che sia di studio o di lavoro e arrivati, anzi come nel mio caso a metà pomeriggio dopo ore di lavoro, rischiamo di arrivare a casa e aver voglia soltanto di buttarci nel divano, accendere Netflix o Sky e guardare qualcosa in televisione per poi arrivare in un lampo all'ora di cena senza aver fatto niente o comunque avendo soltanto guardato i social sul cellulare. Ecco perché cerco di darvi questi consigli che io stessa ho portato nella mia vita e che mi hanno aiutata ad essere più produttiva. Numero 1. Scrivere una to-do list. Beh, in questo caso sembra piuttosto semplice, mettersi la mattina o la sera prima di andare a letto e scrivere sulla pagina di un quaderno o della vostra agenda tutto ciò che vorrete fare durante la giornata. Meglio ancora con una casellina da spuntare, in modo che ogni volta che avete comunque portato a termine un'incombenza potete spuntare la casellina apposita. In questo modo alla fine della giornata sarà soddisfacente vedere tutte le caselline spuntate e soprattutto vi sentirete motivati durante la giornata perché il vostro obiettivo è appunto completare quella lista. C'è solo un lato negativo, il fatto che può succedere di fare una lista troppo lunga, perché molto spesso quando si crea una to-do list in questo modo si tende a non considerare gli imprevisti che, mettetelo in conto, matematicamente ogni giorno accadranno e quindi si rischia di non riuscire quasi mai a portare a termine la to-do list. Ecco perché qui arriva il mio secondo consiglio. 2. Definire gli orari di ogni attività. Ecco che in questo caso potrete segnare direttamente l'ora nella quale volete realizzare una determinata cosa. Per esempio, siete liberi da dopo pranzo in poi e potete inserire dalle 2 alle 3 la pulizia, non so, della vostra camera, dalle 3 alle 4 lettura, dalle 4 alle 5 attività fisica, insomma, potete inserire tutto in base agli orari della giornata. Questo vi permette di ragionare prima di scrivere su quanto tempo effettivamente una certa mansione vi porterà via e quindi di avere una visione un po' più chiara di quello che riesce ad entrare in una giornata e quello che non riesce ad entrare, ma soprattutto il consiglio è quello di inserire sempre un tempo maggiore. Per esempio, se siete sicuri di riuscire a pulire la vostra camera in mezz'ora, 40 minuti, prendetevi il tempo di un'ora nel vostro programma giornaliero. Questo vi permetterà di considerare anche gli imprevisti che, come abbiamo visto, accadono appunto, e allo stesso tempo vi permette di fare tutto con un po' più di calma, senza correre da un impegno all'altro. 3. Ciò che dovete fare deve essere ben visibile. Che cosa intendo con questo? Intendo che se dovete, per l'appunto pulire una stanza, è bene mettere ben in vista in quella stanza il vostro materiale per pulire, per la pulizia. Oppure se volete fare attività fisica, è bene mettere già in fondo al letto o su una sedia tutto ciò che dovrete indossare per fare attività fisica, quindi, non so, pantaloni della tuta o il tappetino da srotolare al momento dell'attività. Oppure se state studiando, seguendo un corso online,
potreste mettere proprio questo sito tra i preferiti, in modo che appena aprite internet sul vostro computer vi comparirà davanti agli occhi e sarà più semplice per la nostra mente iniziare quell'attività. Molto spesso ciò che è veramente difficile è iniziare a fare una cosa che ci siamo preposti di fare. Quindi avere davanti agli occhi ciò di cui abbiamo bisogno per cominciare sarà quello stimolo in più per passare, per salire quel gradino che è appunto l'inizio dell'attività, e improvvisamente vi troverete a fare ciò che dovevate fare e sarete soddisfatti di voi stessi. Io per esempio tengo sempre bene in vista il tappetino per lo yoga, i pantaloni della tuta e la maglietta, una maglietta insomma che uso per fare attività, in modo che quando devo fare yoga non devo andare a ricercarli nell'armadio, perdere tempo e quindi avere una scusa in più per non iniziare. 4. Fare prima ciò che non ci piace. Questo può sembrare scontato, ma in realtà è utilissimo. Con lo scorrere delle ore, con l'andare avanti della giornata, sarete sempre più stanchi. Quindi è abbastanza normale che una volta arrivati vicino all'ora di cena avrete meno voglia e meno energie da dedicare a ciò che volete, che dovete fare durante la giornata. Quindi dedicatevi prima a ciò che non amate tanto. Io per esempio, se devo in una giornata riuscire a scrivere e a pulire casa, sicuramente la prima cosa che faccio è pulire casa. Questo perché nel mio cervello è come se ci fosse un premio alla fine dell'attività più dura, ovvero dopo aver finito di pulire finalmente mi potrò dedicare alla scrittura, e inoltre anche se sarò un po' più stanca l'attività non mi peserà perché è appunto un'attività piacevole. Quindi esorto anche voi a fare la stessa cosa, magari mettendo bene in vista gli strumenti che vi servono fate prima quello che è più pesante per voi fare, in modo da avere delle ore libere alla fine della giornata da dedicare a ciò che amate senza sentirne il peso. 5. Spegnere il cellulare durante l'attività. Questa penso sia la regola più importante in assoluto, perché il cellulare è una distrazione gigantesca. Non ce ne rendiamo conto, ma quando iniziamo a guardare il telefono possono passare delle ore. Quindi questo chiaramente porta via tempo e alla fine della giornata ci sembrerà di non aver fatto niente. Quindi questo è il consiglio più importante di tutti: tenere il cellulare spento quando si svolgono i vari compiti della giornata. Seguire questo consiglio mi ha davvero cambiato la vita, nel senso che io sono una donna con tantissimi interessi, quindi durante il giorno ho voglia di fare tante cose e devo fare anche tante cose, quindi ho anche ovviamente degli impegni che devo portare avanti, e limitare l'uso del cellulare mi ha permesso di riscoprire un sacco di tempo aggiuntivo che credevo di aver perso. E infine il consiglio bonus: datevi degli incentivi. Che cosa intendo con incentivi? Intendo dei piccoli premi che vi potete concedere una volta terminata un'attività. Per esempio, dopo aver fatto, non so, attività fisica, potete dedicarvi ad una puntata della vostra serie preferita, oppure dopo aver finito di sistemare, non so, le scartoffie di casa, potete accendere il cellulare e rispondere a quei messaggi che sono arrivati mentre avevate tenuto il cellulare spento, mentre svolgevate quella determinata attività. Insomma, datevi un piccolo premio. Per esempio, nel mio caso ho deciso di mettere in un salvadanaio 1 euro ogni volta che svolgo una delle attività che voglio riuscire a fare durante la giornata. Quindi 1 euro ogni volta che riesco a lavorare sui nuovi progetti che sto portando avanti, 1 euro ogni volta che vado avanti con la scrittura del mio romanzo e 1 euro ogni volta che porto avanti il mio studio della mindfulness. Questo mi permette alla fine del mese di vedere quanti soldini sono riuscita a mettere da parte, e anzi mi incentiva a fare queste attività ogni giorno per riuscire a mettere da parte più soldi, e soprattutto quando avrò una determinata cifra posso permettermi un piccolo regalo per me stessa, magari qualcosa che desideravo comprare da tanto e che appunto grazie al mio sacrificio, al mio impegno, sono riuscita a comprare. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero di avervi dato qualche spunto per riuscire ad avere una vita un po' più produttiva e a riuscire a portare a termine tutto ciò che volete fare durante la vostra giornata senza perdere tempo e senza arrivare alla sera con la sensazione di non aver ricavato niente dalle ore che avete vissuto. E ovviamente ogni consiglio mi vogliate dare è ben accetto, quindi vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!